Per celebrare i 40 anni di relazioni diplomatiche fra l'Italia e il Vietnam si sono aperte le giornate vietnamite in Emilia-Romagna con una serata di spettacoli e balli che si è svolta a Cento. Vediamo. Se è vero che negli ultimi mesi abbiamo tutti guardato all'estremo oriente con preoccupazione a causa delle notizie provenienti dalla Corea del Nord, giungono invece segnali molto positivi per quanto riguarda i rapporti con il Vietnam. Sono in corso infatti le cosiddette giornate vietnamite in Emilia-Romagna, organizzate dall'ambasciata vietnamita in Italia per celebrare il 40° anniversario di relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia. Ricco il calendario di appuntamenti culturali e di incontri di scambio economico, l'evento inaugurale si è tenuto a Cento, con danze e coreografie esotiche. Ma il rapporto di amicizia tra Vietnam ed Emilia-Romagna nasce da lontano, da quando nel 1979 alcune famiglie vietnamite in difficoltà furono ospitate proprio nella zona del Centese. Don Ivo Cevenini, parroco di Renazzo, ricorda quella pagina di solidarietà. Praticamente ci fu proposto da Bologna, dal centro diocesi, ci fu proposto di accogliere qualche famiglia. Fu rivolto un appello così generico alle parrocchie e nella nostra zona del Centese furono quattro parrocchie che si resero disponibili accogliendo una famiglia e provvedendo a tutto, cioè praticamente alla casa, al lavoro e tutto il necessario, anche l'inserimento insomma, di questa famiglia, che dopo abbiamo seguito, insomma, è stata una specie di adozione.